Buongiorno raggi di sole, io sono Andrea Bano, sono le 6 e 24 e mi metto a montare il vlog. Ho appena finito di montare il vlog di ieri e mi sono reso conto che non ho ben spiegato questo discorso della challenge. Partendo dal fatto che non sono mai stato una persona che si sveglia presto la mattina, anzi ho sempre avuto problemi ad addormentarmi la sera e restavo sveglio anche fino alle 3-4, cioè posso restare sveglio senza problemi anche fino alle 3-4 di notte e poi però dormire la mattina fino a mezzogiorno. E questa cosa qua non è molto produttiva perché questa cosa qua non è tanto produttiva perché mentre alle 3-4 di notte non produco niente, cioè mi faccio un po' cavoli miei, guardo i video su YouTube di altre gente e roba così, alle 6 di mattina riesco a montare i miei video e a caricarli su YouTube e a fare le cose che voglio fare con calma, più o meno, in modo che dopo, durante la giornata, riesco ad avere il tempo per concentrarmi su altre cose che possono essere lo studio, che possono essere filmare i video, che possono essere una miriade di altre cose. Il fatto di svegliarmi alle 6 di mattina per me è una challenge, è una sfida, che può non esserla per chi magari è abituato. O per chi si deve svegliare già perché deve andare a scuola, nel senso io potrei stare a letto fino alle 9, 10 e andare a lezione tranquillamente più tardi. Però ho detto voglio svegliarmi presto per fare questi video. Per chi vuole cominciare a fare questa challenge con me, deve svegliarsi presto, fare una foto dell'orologio, del telefono, valgono anche gli screen, dell'orario dal computer, così. In qualsiasi modo, pubblicarla sulla storia Instagram e taggarmi su Instagram. Se volete usare anche l'hashtag va benissimo. Poi io le riposto sul mio profilo e basta. Io adesso mi preparo che tra poco devo andare in asilo e noi ci vediamo dopo. Sono arrivati. Non posso dirvi di che cosa si tratta. Però li stavo aspettando, ve lo farò vedere tra un bel po'. Vado all'università, tra l'altro non c'è neanche quello di fisiologia, quindi abbiamo anticipato diritto, vai. Ma guarda te, che luce, guarda che luce. È una cosa fantastica. Con questa luce volevo chiudere il vlog, però vi devo ancora dire due cose. Uno è che ho un'idea per un video, è quasi un corto. E ci impiegherò un bel po' per farla, quindi prima ve lo dico, prima comincio a lavorarci perché so che prima lo devo portare a termine. Come data di uscita possiamo dire 16 gennaio, giorno del mio compleanno, quindi ho un bel po' di tempo per lavorarci e questo non vuol dire che mi devo trovare il 15 a montarlo, ma che devo cominciare a fare le cose un po' alla volta perché è una cosa che ci impiega tempo. Seconda cosa, trovate una sfida qualsiasi, una cosa che per voi è difficile fare e trovate un motivo per farla. Per me questa cosa difficile è svegliarmi presto la mattina, ma attraverso il discorso dei vlog che li devo montare, ho preso questa sfida e mi sveglierò presto per la prossima settimana. Quindi mandatemi anche le foto della 6 AM Challenge, le aspetto, poi le riposto. E terza cosa, prima ho guardato, siamo quasi 100 iscritti. Questo mi fa super piacere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale che arriviamo a 100 e ho in mente una super idea per quando ci arriveremo. Con questa luce qui io vi saluto, vado a fare una passeggiata con Febo che continua a abbaiare qui dietro. Volevo prendergli un guinzaglio nuovo. Cliccate mi piace, iscrivetevi al canale. Noi raggi di sole ci vediamo domani.